Ciao ragazzi, oggi volevo rifare, visto che l'ho dovuto cancellare, o meglio l'ho voluto cancellare, il video insieme a molti altri purtroppo e non ce l'ho più, non ho più potuto recuperare il video sulla difesa domestica. Voi ricorderete che avevo fatto due video, uno sulla difesa domestica e uno sulla difesa urbana, e la differenza è esiziale, se mi consentite il termine, perché nella difesa domestica è consentito almeno in teoria, in astratto, poi dopo sappiamo bene e cercherò anche di specificare meglio nel poco tempo che ho, è consentito dalla legge se uno ha titolo e licenza per detenere armi, l'utilizzo di armi da sparo. Quindi, quello che io dirò adesso è evidentemente incentrato sull'utilizzo in caso di aggressione, in caso di violazione di domicilio con intenti violenti, quindi ti entrano dentro casa una o più persone armate, che cosa si può fare, che cosa prevede la legge. C'è un articolo ben preciso, ma ve lo andate a vedere, l'avevo anche citato nell'altro video. Adesso non l'ho preso sotto mano, non ho il tempo purtroppo di fare tante cose come l'altra volta, magari quando tra 6 mesi lo rifarò, però adesso volevo comunque rifarlo, insomma, almeno approssimativamente. Quindi è valido quel video precedente che ho ricaricato invece sulla custodia delle armi, però lì non avevate visto questo qua, spero che si veda, era perché non ce l'avevo in quel momento, è un acquisto di pochi mesi fa, una cassettina. Perché la cassettina? Perché più che altro per un fatto legale, perché è vero che la legge non prescrive nemmeno l'armadio blindato, niente. Se te vivi ad esempio dentro casa, sei da solo e tu hai una licenza di porto d'armi per tiro a volo, perché per detenerlo e per il trasporto, chiariamo subito, non è porto da difesa. Puoi anche tenerla così, però se ci sono altre persone che non sono abilitate, devi comunque tenerla chiusa in un cassetto possibilmente. Ma siccome siamo in Italia, i controlli dopo sono fatti da operatori che non necessariamente conoscono la normativa mena dito, ma come tanta gente si forma in base a delle idee, perché sono andati avanti sempre così, anche se non corrispondono alla realtà, loro ti fanno dopo un rilievo e tu vai a finire in tribunale, e magari dopo anche il giudice, c'è il GIP che non ne sa tantissime e ti fa andare un processo, e dopo sei tu che c'è purtroppo questa aberrazione di un'inversione dell'onere della prova, che devi discolparti portando in causa fior di avvocati, periti, eventualmente se c'è qualcosa, e quindi un macello. Allora, per non sapere né legge né scrive, tuteliamoci al massimo. Questa è una cosa che noi che abbiamo comunque una licenza di polizia dobbiamo stare tranquilli, condotta morale specchiata, ovviamente incensuratezza al massimo, e questa è una passione che è molto impegnativa, sia dal punto di vista economico, soprattutto per uno che non ha i soldi o che ce n'ha molti po molto pochi, sia dal punto di vista poi morale, di come ti condiziona la vita. Ma sto perdendo tempo. Allora, che cosa succede? Facciamola breve. È notte e sentite qualcuno che vi apre la porta, ci sono o entra da una finestra. Anche qui, difesa domestica, bisogna premunirsi in qualche maniera, ad esempio porta blindata, inferriata alle finestre, ricordarsi sempre di tenere chiuse le serrande. Se non avete le inferriate costano, se non avete anche una porta blindata costa, però quello sarebbe un impegno economico, un investimento da fare. Se non potete o non volete fare le inferriate, ci sono almeno quei blocchi delle serrande che consentono comunque di guadagnare un pochino di tempo e fanno rumore. Voi dovete puntare questo, non esiste una casa che sia sicura, nemmeno una fortezza è mai sicura. Se uno vuole entrare, alla fine entra,
Però quello che a voi serve è guadagnare tempo e accorgervi che qualcuno sta entrando. E questo vi pone di fronte a delle scelte. Quali sono queste scelte se avete un'arma? Allora, i tempi sono strettissimi in questi casi. Voi dovete capire che un po' l'adrenalina, un po'. Non vi rendete neanche conto di quanto passi il tempo. Poi, allora la scelta è prendere il telefono o prendere l'arma. Certo, voi direte dovete fare tutte e due le cose, è vero. Però purtroppo se non ci riuscite dovete operare una scelta che dipende solo ed esclusivamente da voi, se avete poco tempo. Io ad esempio che non amo tenere il telefono acceso, il telefonino, non ho un telefono fisso in camera mia, avrei molte difficoltà ad andare a prendere il telefono, anche ammesso che lo tenessi sul comodino e non ce lo tengo perché non mi piace ad averlo vicino nemmeno spento, è una mia fissa, ma molti ragionano come me. Accenderlo, metto il PIN, prende la rete, faccio il numero di telefono e nel frattempo mi sono già entrati dentro e mi hanno accoppato le bastonate, capite che a quel punto la difesa non ha più molto senso. Se ci riuscite, appunto, più guadagnate tempo, meglio è. Se ci riuscite, prendete il numero di telefono, fate il 113, date informazioni, non vi mettete a dialogare, date informazioni specifiche, come si fa quando intrattenete una conversazione, ad esempio militare. Non è che dite, oh, qui sono tizio, cioè si avvicinano il gruppo di nemici da. No, si danno risposte secche. Che devono essere comunque ben comprensibili, cioè date nome, cognome, indirizzo, possibilmente piano se state in un condominio interno e dite sto subendo una violazione di domicilio, punto, e tenete il telefono, non chiudete il telefono, ma lo lasciate lì, in maniera tale che possano sentire tutto quello che succede. Scusate, fatto questo, sempre se riuscite a farlo, oppure se non ci riuscite passate al piano B, prendete la vostra cassettina oppure aprite il vostro comodino, a seconda di come siete organizzati. Io ora non vi dirò tenete la pistola carica, perché è possibile, secondo la legislazione, tenere una pistola carica, anche col colpo in canna, volendo. Non è molto sicuro, però. D'altronde tutti gli incidenti capitano perché c'è gente che lascia il colpo in canna e poi dopo magari va la moglie, il bambino, la bambina oppure la stessa persona che non si ricorda che ce l'ha lasciato, la pulisce, fa un movimento strano e si spara. Tutti gli incidenti capitano sempre ed esclusivamente per quello, non ci sono altre alternative. Può capitare che magari un bambino che la sa un po' usare, ad esempio ho visto un video una volta che non so se è vero o no, ma sembra di sì. Ha ricaricato la pistola, ha scarrellato la pistola del padre che non aveva il colpo in canna, poi dopo ha tolto il caricatore, ha sparato, non si è sparata fortunatamente, però la pistola ha sparato perché non lo sapeva, si era dimenticata, non ci ha pensato, non lo so. Comunque di solito gli incidenti capitano per questo motivo, perché si dimentica il colpo in canna. Quindi io non lo consiglio. Consiglio nel caricatore, però anche quello di fronte ad un controllo potrebbe, purtroppo non essendo chiarissime le norme, cioè le norme sono chiare, ma dopo al controllo non è che puoi portare leggi e controleggi e regolamenti, quello che dopo ti verbalizzano te lo tieni. Quindi io non consiglio nulla, ognuno fa come crede. Io parto dal presupposto che sia scarica comunque, anche se non è il massimo, diciamo.